Quando mangiavo carne, prima di informarmi, non sapevo che le scrofe passano la vita nelle gabbie di lattazione o di gestazione, che sono gabbie cucite sul loro corpo. E questo, ripeto, non nell'allevamento scandaloso che viene denunciato ogni tanto, è legale che vengano tenute così in Italia, in Europa ed in America. In America perché l'America è stato quello che ha dato l'inizio, ecco, fabbriche di carne, qua vedete le condizioni dei maiali, che ha ispirato un po' tutti per quello che riguarda gli allevamenti intensivi. Questi sono dei video di denuncia fatti da questi attivisti in Italia. Guardate, queste sono le condizioni. Qua non si vede la morte, non si vede lo sgozzamento, non si vede l'agonia, ma si vede la vita. 9 milioni di maiali sono prigionieri in questa maniera. La loro vita comincia e finisce in una gabbia. Più di 50 allevamenti in Italia. Guardate, così vivono i maiali. Io queste cose non le sapevo, non me le aveva dette nessuno, anzi, se ne guardano bene che la gente lo sappia, perché questo stesso gruppo di attivisti ha fatto ultimamente un'investigazione su quello che sta dietro al prosciutto di Parma, è stata oscurata, non si trova più. Ma allora noi ci chiediamo, se fosse questo così normale, se non ci fosse niente di male, se per le persone fosse normale vederlo, perché non ce lo fanno vedere? Perché oscurano quando vengono fatte le investigazioni? Cioè, io credo e tutti sappiamo che se non c'è niente da nascondere, le cose si fanno vedere. E invece no, queste scene qua vengono tenute nascoste a tutti. Questo è quando nascono i cuccioli, che appena nati si dirigono a succhiare il latte, però la mamma, che è tenuta in queste gabbie, in alcuni casi addirittura incatenata al pavimento, non li può aiutare, non riescono ad allattarli in alcuni casi perché sono malate, ed in alcuni casi addirittura le mamme schiacciano i cuccioli col peso del loro corpo a causa delle gabbie. Le madri schiacciano i propri piccoli perché in queste gabbie non si riescono a muovere, le gambe diventano sempre più deboli, perché lo sappiamo anche noi che se non ci si muove, se uno sta a letto perché si sloga una caviglia e per un po' non cammina, quando riprende a camminare i muscoli sono più deboli. Quindi queste strofe, costrette a stare in una gabbia, hanno i muscoli completamente atrofizzati e quindi si trovano nella condizione a volte di schiacciare i propri cuccioli. Finito lo svezzamento, i cuccioli vengono mandati all'ingrasso e poi si vedrà. Guardate, reparto gestazione, guardate come vivono le strofe. Se questa vi sembra una cosa normale, questa Italia, 50 allevamenti in Italia 2 anni fa. Non 20 anni fa, non 30 anni fa, non è Cina, non è qualsiasi altro, è Italia. Noi che ci permettiamo di dire che gli altri sono così più cattivi di noi, guardiamo com'è, cosa facciamo quotidianamente e cosa riteniamo giusto. Guardate, in questo caso erano incatenate al muro. Guardate, nello stesso reparto ci sono isolati a vita i maschi riproduttori, che sono i verri. Stanno in questo stanzino, fuori ci sono le scrofe, la loro presenza serve per stimolare il calore della scrofa, dopodiché al verro viene fatto montare un manichino, viene prelevato lo sperma, alla scrofa viene messo un tubo in vagina e viene ingravidato in questa maniera. Stesso discorso vale per i tori con le mucche. Io ho parlato personalmente con un veterinario che ci ha raccontato che i tori, c'è una persona, c'è un operaio che come compito stimola manualmente l'eiaculazione dei tori e lo sperma viene raccolto in un contenitore e le mucche poi vengono ingravidate nella stessa maniera. Però poi quando si parla con
cui i produttori di carne dicono che tutto questo è così naturale. Io non ci vedo niente di naturale in gravidanze indotte, in animali costretti in prigionia e via discorrendo. Io non ci vedo niente di naturale, ma credo che nessuno. Questi sono i reparti di ingrasso. I cuccioli della scrofa, dopo qualche giorno, vengono levati dalla gabbia dove sta la madre e vengono messi nei reparti di ingrasso. Nei reparti di ingrasso dovranno mangiare alimenti non adeguati, tra l'altro cereali, soia, cose che li fanno ingrassare velocemente, perché a 3-6 mesi vengono mandati al mattatoio. Questa è l'età in cui viene macellato il maiale. Cucciolo, 3-6 mesi. In natura potrebbe arrivare a vivere 20 anni, 20 anni contro 3-6 mesi. Perché li macellano a 3-6 mesi? Perché altrimenti il consumo di risorse dell'animale, del maiale, il mantenimento del maiale costerebbe troppo all'allevatore. Quindi a quel punto gli conviene mandarlo al mattatoio, perché mangerebbe più del dovuto e sarebbe un costo da mantenere. Tutto questo ci porta a un'altra considerazione, il fatto che per questi animali non c'è nessuna cura medica. Non c'è anestesia quando gli vengono fatte le amputazioni, gli vengono tagliati i denti senza anestesia appena nati ai maiali, gli vengono tagliati i testicoli e gli viene tagliata la coda senza anestesia. Se un animale è moribondo, e qua si vedono delle scene di animali moribondi mollati nei corridoi come sacchi della spazzatura, le persone si chiedono: perché non va lì un veterinario a fare l'eutanasia a queste povere bestie per evitare di farle soffrire ancora di più? Perché, non essendo produttive per l'allevatore, non vale la pena di investire soldi nel loro mantenimento e quindi vengono lasciati morire nei corridoi. Questa è la stessa cosa che succede alle mucche. Il fenomeno delle mucche a terra, che ogni tanto viene fatto vedere anche a Striscia la Notizia, le mucche che non si reggono più in piedi, anche lì ci si chiede perché non vengono eutanasizzate a un certo punto? Perché sarebbe un costo. Questa mucca non mi serve più a niente, la faccio morire. È successo qualche mese fa di un animale che veniva trasportato a un mattatoio. Cos'è successo a questo animale? È crollato e gli si sono spezzate le zampe, era un bovino, è rimasto 2 giorni ad agonizzare sull'asfalto del mattatoio perché non riusciva più a reggersi in piedi, finché a un certo punto qualcuno ha deciso di terminare la sua agonia con una fucilata in testa. Rendiamoci conto cosa c'è dietro alla carne. Guardate, questi sono dei filmati di varie tipologie di allevamento, se vedete qua addirittura i maiali sono uno ammassato all'altro, e questi filmati che noi proiettiamo li potete trovare dappertutto. Se voi andate su Google e digitate allevamenti maiali, allevamenti mucche, macellazioni, trovate questi filmati. Sono a appannaggio di tutti, addirittura c'è la proposta di mettere ormai le telecamere nei mattatoi, cosa che sicuramente non verrà fatta, perché altrimenti la gente si renderebbe conto delle cose che raccontano per il quieto vivere. Io credevo, quando mangiavo carne e non mi ero documentata, che agli animali sparassero in testa e che morissero così, dopo aver fatto una vita fantastica. In realtà, guardate gli animali come si dimenano quando gli tagliano la gola. Questo succede dappertutto. Questo succede, e perché succede così? Perché vige ancora la regola per cui il sangue deve essere buttato fuori dal cuore. Se voi avete mai sentito le storie di quando sgozzano e sgozzavano i maiali sull'aia, i contadini, e poi raccoglievano il sangue col catino, è così anche nei mattatoi. Dal momento che la carne, se l'animale morisse con ancora dentro il sangue, ci farebbe ancora più male a livello di sostanze prodotte, eccetera, eccetera. Quindi il cuore
deve svuotare tramite le arterie il corpo dell'animale dal sangue. Tutto questo non potrebbe avvenire se l'animale fosse morto prima del taglio della gola. La parte prima dello sgozzamento, che è lo stordimento, serve per appendere alle zampe posteriori l'animale, perché ovviamente se un bovino, se un maiale, ma anche se una pecora fosse pienamente cosciente, guardate le amputazioni senza anestesia, ok? Ecco, quello che dicevo prima, scusate se ogni tanto cambio, ma vedo le immagini che ho appena spiegato e non posso fare a meno di parlare. Tornando al discorso dello stordimento, quindi per attendere un bovino, un maiale o anche una persona, se qualcuno adesso volesse venire da me e attendermi per i piedi, è evidente che io opporrei resistenza. Allora questa persona cosa dovrebbe fare? Tramortirmi, per poi poter fare di me quello che vuole, perché io da svenuta non potrei più opporre resistenza. Di conseguenza è quello che viene fatto ai bovini, ai maiali e a tutti gli animali. Ai bovini c'è la pistola cattiva, che è una pistola che ha, invece che un proiettile, un'asta di metallo. Nel momento in cui tu schiacci il pulsante, l'asta di metallo entra ed esce. Questo viene messo sul cranio dell'animale per tramortirlo, ok? Dopodiché vediamo l'animale che si risolleva. Abbiamo testimonianze di tori, di vitelli e di bovini che si alzavano col cervello che colava dal cranio. Questo è quello che succede e questo è il motivo per cui si vedono gli animali che si dibattono appesi alle zampe posteriori. Per i maiali c'è la corrente elettrica, vengono tramortiti con la corrente elettrica. Per quello che riguarda la corrente elettrica è regola nei mattatoi usarne il meno possibile, perché sarebbe una spesa. Di conseguenza chi se ne frega se l'animale si rende conto di tutto. Basta che nel momento in cui io lo devo appendere, in quel momento lì non opponga resistenza. Una volta che appeso, olè, via. E vediamo queste immagini poco edificanti che la gente non vorrebbe mai vedere, di questi animali appesi a testa in giù col sangue che gli esce dalla gola gridando. Io veramente vi chiedo la cortesia di fare quello che ho fatto io quando ho iniziato a intraprendere questo percorso, di andare su internet quando siete a casa, domani, stasera, e guardarvi i video sui mattatoi, guardare le investigazioni che fanno gli attivisti, guardare quello che in pubblicità non vi viene fatto vedere. Perché se queste cose fossero di vanto per quello che riguarda noi, se fosse appetitoso vedere scene del genere, io, se fossi un produttore di prosciutto, farei le pubblicità con i maiali agonizzanti, perché se non ci fosse niente di male e se questo per noi fosse naturale, ci susciterebbe appetito. Andate a far vedere una scena del genere a uno sciacallo che vede un animale agonizzante, lui sì che prova appetito, perché il suo compito è quello: mangiare o i cadaveri o gli animali che sono già moribondi. È uno spazzino, no? Pulisce la natura. Allo sciacallo una scena del genere farebbe appetito. Fate vedere a un predatore un animale che grida perdendo sangue. Un animale che grida perdendo sangue fa venire appetito a un predatore, ma a noi no. A noi no, non lo vogliamo vedere. Io stessa, prima di intraprendere questa strada, quando le persone mi proponevano filmati, foto di mattatoi, io stessa dicevo non lo voglio vedere perché sto male, e questo indica che non è naturale per noi, perché, ripeto, un predatore di fronte al sangue, all'odore del sangue, a un animale che urla, in particolare se ha appetito, inizia a salivare. Infatti quelli che si occupano del comportamento dei cani, per esempio, gli animali che abbiamo più vicino, sanno benissimo che se due cani stanno litigando non bisogna mai andare lì gridando a cercare di farli calmare, perché l'urlo eccita il predatore e di conseguenza urlando si
si ottiene l'effetto contrario, effetto preda, caccia e via discorrendo. Queste cose a noi danno fastidio. Io veramente non ho mai visto una persona che provi acquolina in bocca a vedere scene del genere, però se vi trovate davanti, e soprattutto non vedo l'interesse da parte degli allevatori e da parte delle pubblicità di far vedere questo, che ripeto, se fosse di vanito, se per noi fosse normale, dovrebbe essere fatto vedere sulla pubblicità. E allora perché la domenica, quando ci sono quelle trasmissioni tipo Mela Verde, vi fanno vedere quei due animali che esibiscono al pascolo per fare il servizio? Perché non vi fanno vedere invece la realtà vera degli allevamenti, no? Voglio dire, se fosse così normale, quello dovrebbero far vedere, così le persone potrebbero sapere: io sto mangiando carne, questo ci sta dietro, sono contento? Sì o no? È così che ci responsabilizza, perché io 10 anni fa mangiavo carne 2 volte al giorno, ok? E non ho smesso perché tutto d'un tratto ha iniziato a farmi schifo. Ho smesso perché ho visto quello che succedeva a degli animali che non hanno meno dignità del mio cane e non hanno meno dignità nemmeno di me, credo io. Ma se non si vuole fare il parallelo tra persone e animali, allora pensiamo ai cani che tanto amiamo. E io credo che loro, se non per le categorie che facciamo noi a nostro uso e consumo, abbiano meno dignità dei nostri cani, ok? Quindi quel giorno io ho deciso che basta, avrei smesso, al che ho iniziato in realtà 5 anni dopo, che poi sono diventata ulteriormente vegana, mi sono documentata e veramente sono rimasta allibita di fronte ai mezzi di informazione che non dicono una mazza di quello che c'è dietro alla carne. Lo tengono nascosto. Perché? Perché? Perché sono gli sponsor delle trasmissioni. Di conseguenza, se una trasmissione prende i soldoni da Rovagnati, è evidente che non vi può dire cosa succede ai maiali.